Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi parliamo di una patologia davvero diffusa e che è l'ernia del disco. Chi non soffre di ernia del disco? Davvero un'eccezione. E lo facciamo in compagnia del dottor Michele Bochicchio, ortopedico, presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. Buongiorno Michele. Buongiorno Salvatore. Allora, ernia del disco. Sì, allora, l'ernia del disco è una delle patologie osteoarticolari più diffuse. Colpisce una fascia di popolazione pari al 70-80% almeno una volta nella vita e effettivamente quando parliamo di ernia del disco parliamo dell'erniazione del disco intervertebrale all'interno del canale spinale vertebrale. Questa erniazione provoca una compressione delle radici nervose che portano l'innervazione agli arti inferiori e quindi un'irradiazione dolorosa che dalla schiena, dalla parte bassa della colonna vertebrale, porta il dolore fino addirittura alla caviglia, al piede di chi ne è affetto. L'ernia del disco è una patologia che in alcuni casi può diventare molto importante, molto grave, perché tutte le compressioni radicolari attraversano tre fasi. La prima fase è quella irritativa, in cui c'è semplicemente il dolore che scende giù lungo la gamba. La seconda fase invece è quella deficitaria dal punto di vista sensitivo, in cui si cominciano ad avere parestesie, cioè sensazioni di caldo, freddo nella zona di innervazione della radice nervosa, formicolii, sensazioni di scarica elettrica lungo la gamba, fino ad arrivare alla terza fase, che è quella deficitaria dal punto di vista motorio, in cui il paziente perde la forza nei muscoli innervati da quella radice nervosa. Ecco, a questa fase non bisogna mai arrivare. Diciamo che nella scaletta delle tre fasi che tu ci hai presentato varia poi anche la terapia. Quindi si parte con una terapia farmacologica fino ad arrivare ad una necessità di intervento chirurgico. Esattamente. Il primo approccio è sempre un approccio antinfiammatorio e protettivo nei confronti delle radici nervose. Quindi il chirurgo vertebrale vi consiglierà la miglior terapia da effettuare ed eventualmente anche un approccio fisioterapico, cioè un approccio fisico di lavoro muscolare, di lavoro meccanico sulla colonna vertebrale. Quando parliamo invece di una fase deficitaria dal punto di vista sensitivo o dal punto di vista motorio, con un dolore che non passa per più di 4-6 settimane, allora è necessario intervenire dal punto di vista chirurgico. Oggi ci sono tanti modi di intervenire chirurgicamente, a seconda ovviamente della posizione dell'ernia e delle caratteristiche stesse dell'ernia. Abbiamo la possibilità di utilizzare la decompressione percutanea, quindi senza alcun tipo di incisione, semplicemente con il laser, per decomprimere le radici nervose nelle ernie contenute e non espulse. Quando l'ernia invece è espulsa, abbiamo la possibilità in ogni caso di effettuare un intervento microchirurgico che permette al microscopio operatorio di portar via l'ernia del disco e quindi di liberare la radice nervosa solo ed esclusivamente con una piccola incisione di 2,5 cm. Io ho sempre la sensazione che chi ci ascolta aspetta da noi anche delle indicazioni su come prevenire determinate patologie. Ecco, nel caso dell'ernia del disco, cosa possiamo dire? Cosa non fare per arrivare poi ad una compressione? Sì, una delle cause più importanti dell'ernia del disco è la sedentarietà. La mancanza di tono muscolare nei muscoli paraspinali e nei muscoli addominali porta ad una eccessiva compressione del disco intervertebrale, la colonna non è sostenuta dal punto di vista muscolare e tutti i carichi vengono trasferiti direttamente sul disco. Il disco non è altro che una piccola guarnizione fra una vertebra e l'altra. Se questa è sovraccaricata, degenererà nel tempo e potrà portare ad una ernia del disco. Quindi bisogna sicuramente mantenere una vita attiva, mantenere un tono muscolare importante, dei gruppi muscolari che sostengono la colonna, quindi in particolare dei muscoli paraspinali, dei muscoli del bacino e dei muscoli addominali. Ovviamente
ricordate sempre di mantenere il peso sotto controllo, questo è fondamentale. Ringraziamo il dottor Michele Bovicchio, grazie a voi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e come sempre buona salute a tutti.